Cittadini, buonasera. Vi ringrazio per essere intervenuti a questo nuovo appuntamento elettorale in vista delle prossime elezioni del 31 maggio. Come prima cosa voglio esprimere la mia personale solidarietà e quella di tutta la lista al collega Amedeo Cenicola per l'atto incivile subito questa notte in questa piazza. Gli atti vandalici vanno sempre e comunque condannati, senza se e senza ma. Il mio auspicio invece è quello che rivolgo a ciascuno di noi, e di vivere una campagna elettorale tranquilla, dai toni pacati, nel pieno rispetto delle persone e all'insegna del buonsenso. Per quanto mi riguarda, non aspettatevi toni infuocati o affermazioni sopra le righe. Io sono abituato a ragionare con pacatezza e tranquillità ed equilibrio. Con il medesimo stile vi esporrò le mie idee, le nostre idee, il nostro progetto per quanto. Ma se arriveranno attacchi gratuiti, come già abbiamo avuto modo di sentire, con riferimenti diretti alle persone, se continueranno illazioni, messaggi denigratori, commenti che insinuano il dubbio, saremo costretti, ahimè, a rispondere con il garbo e la signorilità che ci contraddistingue. Rispediremo al mittente le stesse menzogne che certi personaggi, con una spudorata faccia tosta, continuano a raccontare. Non è questa la politica che ci appartiene. Non vogliamo questo tipo di politica. Noi siamo da un'altra parte. Lo ripeto affinché sia chiaro, noi siamo da un'altra parte. Non è più il tempo, cari concittadini, di sprecare energie in chiacchiere infruttuose. Non serve a nessuno continuare a tenere comizi infuocati, rivolti contro le persone e non incentrati sui programmi, sui sogni, su idee concrete per rimettere in piedi la nostra comunità. Comizi fatti contro qualcuno e non per qualcosa. Questi comizi servono solo a dividere, a metterci gli uni contro gli altri e danno il solo scopo di rendere avvelenata la nostra convivenza quotidiana. Non abbiamo più tempo da perdere, non possiamo più perdere tempo. È arrivato il momento di rimboccarci le maniche e darci da fare, tutti insieme. Questo è il momento del fare, è il tempo del fare. Il 31 maggio sarete chiamati con il vostro voto a determinare il futuro della nostra comunità, a gettare le basi per creare un'opportunità per i nostri figli. Sarete chiamati per migliorare le condizioni di vita di ciascuno di noi per i prossimi anni. Dobbiamo fare squadra, c'è bisogno di fare squadra, amici miei, perché solo se uniti si vince. Nel nostro simbolo abbiamo voluto l'arcobaleno tricolore,
con la convinzione che dopo queste elezioni, dopo tanta pioggia e tanto grigiore, su tutta Guardia San Tramonti possa finalmente ritornare il sereno. E dobbiamo crederci, dobbiamo essere convinti che su Guardia tornerà a risplendere il sole. Nel nostro simbolo abbiamo voluto l'uva, la viticoltura, la linfa vitale della nostra comunità. È l'elemento, secondo noi, da cui ripartire. Ripartire per una rinascita autentica che coinvolga Guardia in tutte le sue componenti. Vino significa dinamismo nel settore agroalimentare. Nuovi posti di lavoro a tutti i livelli della filiera, dal produttore alla tavola. Vino significa turismo, la marcia in più che a noi è mancata, ma che a tanti paesi limitrofi hanno saputo inventarsi. Il vino è cultura, rispetto dell'ambiente, ricerca dell'armonia per un intero territorio. Vino significa sensibilizzare i giovani ad una cultura della responsabilità e del bene consapevole. I nostri giovani ci stanno particolarmente a cuore, i nostri ragazzi, i nostri figli. Vogliamo trasmettere loro un messaggio importante. È un dovere morale per noi restituirvi la fiducia nella politica. Ragazzi, una politica onesta esiste. È il nostro chiaro obiettivo dimostrarvi con i fatti che esiste una politica seria, pulita, bella, onesta. Esistono persone capaci di rappresentare, di tutelare con rigore, con trasparenza, con coerenza gli interessi della nostra comunità. Guardi la bella che vuole costruire per davvero il suo futuro. Abbiamo scelto come motto tutti per Guardia. Siamo convinti che solo mettendo insieme le energie migliori di questa nostra terra noi ce la possiamo fare. Tutti è l'opposto di io, è l'opposto del singolo, è l'opposto del padrone. Noi non stiamo candidando un uomo solo che deve comandare, ma noi stiamo candidando un gruppo che deve amministrare. Nessuno di noi, nessuno di quelli che vedete sul palco, vive o ha vissuto di politica. Tutti insieme però vorremmo vivere per la politica. Veniamo da esperienze professionali diverse. Siamo un mosaico che vuole essere bello proprio perché è fatto di colori diversi, di storie diverse, di speranze diverse. I miei compagni ed io sentiamo fortemente il dovere di impegnarci in prima persona per questa comunità. Già 5 anni fa il popolo di Guardia aveva maturato la consapevolezza che per mettere in moto la rinascita c'è bisogno di gente nuova. Non nuova perché è uscita dal cilindro del mare, ma perché è portatrice di un'istanza di novità. Oggi noi interpretiamo questa volontà
e ci candidiamo ad essere il cambiamento radicale e innovativo di questa comunità. Qualcuno ci ha chiesto le ragioni di stare insieme. Nulla di più semplice, nulla di più elementare. Noi tutti vogliamo bene al nostro paese, ne siamo innamorati. Non sopportiamo l'idea che possano morire i vicoli e le piazze della nostra infanzia, che si possa perdere la volontà di un vivere condiviso, che si smarrisca la memoria che accomuna un popolo e lo rende ciò che è. Noi ci vogliamo mettere la faccia perché crediamo che impegnarsi per gli altri non solo è bello, ma ne vale la pena. Ci siamo candidati come atto d'amore verso di noi, ma soprattutto verso i nostri figli. Noi tutti, candidate e candidati, siamo persone che vivono a guardia e vogliono costruire e contribuire al suo progresso, all'espressione delle sue potenzialità e soprattutto al miglioramento della sua qualità di vita. Vogliamo essere vicini a quei cittadini che vivono una situazione di difficoltà economica e sociale, di emarginazione, di disabilità. Vogliamo stare accanto a coloro che hanno più bisogno. Vi garantiamo una politica nuova, una politica che tuteli i diritti e soprattutto rispetti la dignità delle persone. Dignità delle persone che spesso è stata calpestata, umiliata e derisa. Questo gruppo vuole una guardia energica, dinamica, propositiva, una comunità che torni ad essere un paese all'avanguardia. Sarà la nostra intelligenza e il buon senso a guidare i nostri passi e il nostro programma sarà testimonianza dell'impegno a cui mai mi sottrarrò e ci sottrarremo. La candidatura di questo gruppo alla guida della comunità non è una prova da dilettanti, né tantomeno i candidati sono semplici figuranti, ma è il frutto di un patto di responsabilità e di reciproco rispetto. Come voi, anche noi, siamo stanchi di giochi e manovre, di squallide furbate, che fanno in modo che vincano sempre gli stessi. Quelli che, con 40 anni di malgoverno, hanno portato guardia sull'orlo del precipizio. Però hanno una precisa responsabilità, responsabilità politica e morale, di cui i cittadini di guardia presto gli chiederanno conto. La nostra ultima possibilità, veramente per non morire, è cambiare. Si deve cambiare. Si deve scegliere di cambiare. E scegli di cambiare è il nostro slogan. Perché non cambiare significa perdere anche ciò che si ha in questo momento. Vi posso garantire, ma vi possiamo garantire, che il vostro voto non servirà mai
per un vantaggio personale. Nessuno venderà mai il vostro voto a nessun partito. Nessuno svenderà mai la vostra fiducia per un tornaconto personale. E per lasciare spazio agli altri, concludo con un messaggio che più volte mi sentirete dire in questa campagna elettorale, perché rappresenta veramente quello che penso e quello che sento. Io non concepisco la politica come affare, o come una cosa propria, o come casa propria. Posso non essere un politico, non sono un esperto oratore, ma sono un uomo onesto. E resterò un uomo onesto. E se vorrete, col vostro voto, io sarò un sindaco onesto. Vi ringrazio, lascio spazio agli altri amici della lista e c'è l'intervento adesso di Ludovico Prete. Auguro a voi tutti amici una buona serata e vi ringrazio per essere presenti qui con noi questa sera. È la terza volta che mi candido, la prima volta è stata nel 2002, la seconda nel 2007. E in entrambe le occasioni ho dato la mia disponibilità ai candidati sindaco, della persona di Carlo Palato prima e Nicola Cerveglio dopo, e da loro ho avuto l'onore di potermi impegnare per la nostra comunità. Nonostante io ho ricoperto per 8 anni un ruolo che mi doveva vedere come esponente super partes, ho anche rispettato quelle che erano le indicazioni della maggioranza consigliare prima e le direttive del partito da cui provenivo, la Margherita prima e il Partito Democratico. Nel 2010 però in questa comunità è accaduto qualcosa di straordinario, straordinario sotto l'aspetto politico prima e personale per quanto mi riguarda dopo. Vale a dire che in questa comunità è scomparso il Partito Democratico. È scomparso perché, come voi ricorderete, all'indomani della caduta dell'amministrazione Ciarreggio, il partito è stato chiamato con le elezioni primarie a individuare un candidato che fosse la prima candidata del partito e che poi recepisse quelle che erano le indicazioni delle associazioni e degli altri gruppi presenti sul territorio. Quelle votazioni ci sono state, quindi sono stato 5 anni a guardare e non mi nascondo che quando si è cominciato a parlare di un tavolo che raggruppasse persone che avevano fatto politica in questa comunità, sono stato veramente felice perché intravedevo un percorso che ci potesse portare ad un'alternativa a questa amministrazione. Purtroppo i lavori che sono stati avviati da questo tavolo prima e da incontri privati dopo non hanno portato ad una soluzione univoca e, a dire il vero, ha portato anche qualche sofferenza. E abbiamo rischiato, fino al giorno prima della scadenza della presentazione delle liste, di non avere una lista da contrapporre all'attuale amministrazione. A quel punto, fra la disperazione e il buonsenso, ha prevalso il buonsenso. Persone che storicamente sono state anche su posizioni diverse, ma che condividono gli ideali, si sono messe insieme e hanno dato vita a questa lista. Non vi sfugge il fatto che ci sono stati dei posizionamenti anomali. Questo lo lascio all'immaginazione di ognuno di voi. Io sto ancora cercando di farvi un'idea di quello che è successo, però l'interrogativo che mi viene è come chi,
prendendo parte a questi tavoli, a queste discussioni, fino al giorno prima della presentazione delle liste, proponendosi come alternativa a questa amministrazione, sia poi diventato candidato di questa lista che rappresenta l'amministrazione. Io ho fatto la scelta di candidarmi con Filippo Pigna perché ritengo, come cita il testo di una canzone a me cara, che un'altra storia da scrivere c'è. Noi vogliamo scrivere una storia con le parole che vedete qui sotto: trasparenza, lealtà. E permettetemi di aggiungerne un'altra. In un comune come Guardia, quando c'è una sola lista che si presenta, per rendere valide le votazioni c'è bisogno che si regga a votare il 50% più uno dei votanti. Con due liste non c'è bisogno di raggiungere questo voto. Quindi la seconda lista era stata preparata per fare in modo che col minimo sforzo si avesse comunque un esito elettorale. Questo tipo di lista viene comunemente chiamata lista civetta. Provo a spiegarvi che cos'è una lista civetta, mimandovi quasi la scena che si vive in una casa quando arriva un figlio e dice al padre: papà, mi sono candidato alle elezioni comunali di Guardia. Io immagino che il padre sia fiero del figlio che dà la propria disponibilità, il proprio contributo per il bene della comunità, e già lo vedo lì pronto a prepararsi elenchi di amici, parenti e conoscenti per andare a chiedere il voto e per fare eleggere il figlio. A questa incitazione del padre, il figlio risponde: sì papà, i voti li dobbiamo chiedere. Ma non li dobbiamo chiedere per la lista, non li dobbiamo chiedere per la lista civetta futura, li dobbiamo chiedere per la lista guardia futura. Allora poi sono queste le cose che fanno risvegliare la voglia di fare politica in quest'anno. Il secondo motivo del mio intervento era cosa secondo me possiamo vedere per i prossimi 5 anni a Guardia. Avremo modo nelle serate che seguono di parlare del nostro programma, però io voglio fare un inciso e dire che personalmente immagino una comunità più serena, con un vivere quotidiano migliore, dove dobbiamo cercare di realizzare grandi opere, ma dobbiamo anche cominciare a fare bene il quotidiano, fare in modo che la viabilità sia accettabile, che gli ingressi al paese siano decorosi e non con marciapiede a intermittenza o con il decoro ai limiti della sopportazione, che le strade vengano tenute pulite con omogeneità di quartiere tutto l'anno e non solo quando si fanno feste sagre o ci sono feste patronali. Garantisco a chi ieri sera da questo parco diceva che se poi arrivano qui i soldi, i finanziamenti, forse non saremo in grado di amministrarli, che noi non solo saremo in grado di amministrarli, ma li amministreremo anche bene, con professionalità e soprattutto con trasparenza. Perché vedete, fare opere come il comune, che secondo me è fantastico, lasciamo stare se è in un contesto storico adatto o meno, però è un fiore all'occhiello. Dobbiamo però cominciare a valutare se quando si fanno le opere si guarda anche all'effetto costi-benefici, perché voi tutti sapete che per fare quella operazione che ha qualcosa in più di una semplice ristrutturazione abbiamo speso qualcosa come 900.000 euro. Penso che molti di voi hanno costruito casa o la stanno costruendo e ci si rende conto che con questo importo forse si poteva fare qualcos'altro. In un'azienda privata, un amministratore che fa un investimento e che non riesce a far quadrare il bilancio perché spende troppo, la mattina dopo viene mandato a casa. Credo che noi dovremmo fare una riflessione su questa cosa e vedere se è il caso o meno di affidare i soldi che si dice arriveranno, i fondi che si dice arriveranno a Guardia e quelli che intercetteremo anche noi, perché saremo in grado anche di fare quello, se queste cose potranno essere amministrate in maniera differente.
Io a questo punto ho terminato il mio intervento. Chiedo a voi un voto che faccia eleggere me, che faccia eleggere i rappresentanti di questa lista e che ci consenta di avere il primo che sindaco di Marzano. Ringraziare il dottor Filippo Vigna, i candidati della lista Tutti per Guardia, i membri esterni e soprattutto voi. Grazie. Diciamo che dopo aver ascoltato le parole del candidato sindaco, il dottor Filippo Vigna e degli amici che mi hanno preceduto, soprattutto le parole dei due giovani che ci hanno portato una ventata di novità, una freschezza di cui abbiamo bisogno. Sono contentissimo di far parte di questa lista, di essere candidato insieme con il dottor Filippo Vigna, perché pensiamo che sia veramente venuto il momento di cambiare rotta e di dare un futuro e una prospettiva diversa a questo Paese. Il tempo che ho a disposizione non è molto, ma penso ci saranno comunque ulteriori appuntamenti per poter sviluppare dei temi. Ma il principale è questo: perché scegliere di stare in questa lista e di impegnarmi in prima persona, come si dice, di metterci la faccia? Perché ritengo che si debba finire in questo Paese di dare la voce a chi dice quello che è mio e quello che tu è anche mio. Noi dobbiamo cambiare rotta. E per fare questo dobbiamo essere tutti uniti e dobbiamo, come dire, essere attenti a quelli che sono i bisogni della nostra comunità. Abbiamo messo insieme questa lista con un percorso travagliato, si sono consumate un sacco di vicende, abbiamo anche rinvangato questioni antiche, ma abbiamo scelto tutti insieme di guardare avanti, perché il passato non ci interessa, ci interessa dare un contributo alla crescita del nostro Paese, dove ci sia effettivamente più trasparenza, ci sia la logica anche nell'affrontare le questioni. Io voglio dire qualche cosa che riguarda appunto la nostra comunità. Vengono sbandierati qui che nei prossimi anni ci saranno 100 vani a disposizione da poter utilizzare per nuove imprese, per attività. Guardate, questa è molto bella come proposizione, ma 100 vani, se li andate a analizzare, sono dei vani che risultano essere già vincolati a monte, per cui questa è la trasparenza che dobbiamo utilizzare, la correttezza soprattutto verso i più giovani, perché per quei vani ci sono già le destinazioni d'uso, per cui è impossibile che possano essere dati, ci sono già le destinazioni d'uso. Vi faccio l'esempio: Casapigna nel centro storico è destinata per il ricovero, guardate bene, perché i fondi che si sono ottenuti, i famosi soldi per il centro storico, per la ristrutturazione di immobili, sono legati a immobili per funzioni pubbliche o comunque che siano collegati al piano di protezione civile, non possono essere utilizzati per altre cose. Per cui, cari amici, soprattutto i giovani, non lasciatevi ingannare. Ecco, questo è il modo che noi vogliamo utilizzare per parlare alle persone, cercando di parlare in maniera molto chiara e in maniera molto convinta. Però che cosa possiamo dire ancora? È stato anche accennato dal dottore Prete prima, il municipio, l'efficientamento energetico del comune. Sì, bel comune, abbiamo fatto, diciamo, rifatto il look, però guardate, questi sono fondi che sono stati dati al comune di Guardia perché si doveva mettere in piedi l'efficientamento energetico. E allora, siccome in questi anni, questo è anche un motivo di impegno, qualcosa l'abbiamo anche chiesta, ma a casa vostra, se voi fate un impianto di efficientamento energetico, andate a vedere quanto risparmiato dopo aver speso dei soldi, o no? Qui
appalti abbiamo fatto l'efficientamento energetico del comune e noi non sappiamo se la nostra bolletta che tutti noi paghiamo con i soldi delle nostre tasche ci sarà un risparmio o no. Ci viene solamente proposto, abbiamo fatto degli spazi espositivi, abbiamo reso il comune più bello, però intanto i soldi che abbiamo speso della comunità più in generale non sappiamo se hanno colto nel segno oppure no. Ma il comune però, voglio dire, era stato anche, come dire, non solo la questione del risparmio energetico, doveva essere anche più funzionale. E ben mi ricordo che qualche anno fa fu detto: mettiamo gli uffici aperti al pubblico al piano inferiore, perché in questo modo si facilita l'accesso dei cittadini alla casa comunale. Invece che cosa è successo? Abbiamo messo il protocollo al piano superiore, poi abbiamo anche messo ancora di più l'ufficio per l'UMA, cioè per avere la benzina degli agricoltori, proprio al piano superiore in fondo al comune, cioè rendendo ancora più difficile la possibilità di fruizione. Bello, ma poco fruibile. Però la chicca che voglio dirvi è questa. Quando è stato annunciato, perché noi abbiamo avuto diversi annunci delle cose che il comune faceva, ci è stato annunciato in maniera così molto, diciamo, in maniera enfatizzata questa cosa qui. Si vede che faccio vecchio perché non riesco nemmeno più a leggere. Cioè praticamente è stato detto che verranno fatte opere di riqualificazione e miglioramento delle condizioni di funzionalità, e abbiamo detto che non è funzionale. Decoro, e forse il decoro erano quelle famose banchine scritte Castello di Limatola davanti al comune, che per fortuna abbiamo fatto togliere. E poi, oltre ad un'offerta di un mezzo innovativo per il superamento delle barriere architettoniche. Cioè, noi abbiamo fatto l'efficientamento del comune e nella gara ci doveva essere un mezzo innovativo per il superamento delle barriere architettoniche. Ma io questo mezzo innovativo per il superamento delle barriere architettoniche non l'ho visto, non lo abbiamo visto. Sarebbe stato effettivamente molto utile per la nostra comunità. 900 e passa milioni spesi per non risolvere una cosa che è di civiltà per una comunità. Il comune deve essere il luogo dove tutti possono accedere in maniera molto semplice e in maniera molto, in sicurezza, e soprattutto dare pari opportunità. Bene, io a questo punto concludo, perché così come ci è stato detto non possiamo dire tutto, perché la campagna elettorale è lunga, ma vi posso confermare che ci sono tantissimi argomenti che riguardano la comunità e che aspettano di essere appunto immessi in questa campagna elettorale, che per far formare a ognuno di voi un giudizio se effettivamente è il momento giusto per ognuno di noi di scegliere, di cambiare e di eleggere Filippo Pigna sindaco di Guardia San Tramonto. Grazie e buona serata a tutti.